Roberto Brisio e Andrea Ancona, io propriamente. Un giorno mi telefono, la gentile giornalista di Repubblica, e mi dice ti faccio aiuto, la controcopertina di tutto Milano. Faccio pubblicità perché ci sono tuoi. Allora sono andato, siccome non avevo una fotografia figura intera, stavamo girando davanti alla chiesa di San Vettore un pezzo del mio docufilm con Federica Brivio che faceva la protagonista di quel pezzo lì, e è venuto il fotografo, mi ha mandato dalla Repubblica e mi ha fatto le fotografie. Ho fatto la fotografia, adesso te la faccio vedere, no? Con questa pagina dedicata completamente. Ah, è vero, ci sei tu qua, contro copertina con Brivio. Incontro persone per strada che mi fermano e mi dicono, ma che Luca, come sei giovanile, è vero, e io da quel momento ho il mio cappello in testa, ho il mio maglione e non li cambierò più, quello è il mio Luca. Adesso. Non si può andare in però, sì, adesso dobbiamo, anche se sei un giocatore di golf qua, no? C'è un certo stile. Quindi tu adesso... Vesti così, sì, ma questo così, sì. Maglione, cappellino, cappellino e poi pigiama, ogni tanto, non è che vai anche a dormire. No, quindi. No, vado a dormire così. Col cappello. Così. Poi mi cambio il maglione ogni giorno perché mi puzza a un certo momento. E poi la cosa interessante è che quando faccio lo spettacolo, certe volte metto lo smoking, no? E sempre col cappellino. Sì, col cappello. Anche perché il cappello nasconde la riga larga. Allora, come avete capito, questi signori non fanno altro che scherzare, ma invitiamo qui. No, siccome siete stati così gentili da non farmelo avere prima, ma di mettermelo in mano 5 minuti prima dell'inizio della puntata, confesso, io mi sono fidato perché il Brivio è grande e ancora pure. Ma volete dirmi che cavolo c'è dentro questo? Faccela aspettando, un po' si capisce. In realtà, devo dire che in realtà questo libro qua non l'abbiamo scritto noi, ma l'abbiamo copiato da internet. Copiato. Abbiamo fatto la copertina e tutto il resto preso da internet. Non l'abbiamo fatto noi. Copia e incolla. Abbiamo fatto un copia e incolla, Wikipedia. Ah, e adesso va in giro a venderlo, per Natale. Sì. E ti dirò anche che sì. Come si chiama, quello che mi stampa l'editore, Gerardo Mastruso. Sì, questo comunque ci ha dato 100.000 euro a testa, per cui se voi non comprate questo libro qua, Mastrullo domani si suicida. Perché ci ha dato, è rovinato. Ho comprato il libro, ma quello muore. Cioè, deve rifarsi i 200.000 euro che ha dato, sì, a voi. Sì, che avete fatto copia e incolla da Wikipedia, cioè messo la copertina e andate giro a vedere. Rosgrossini praticamente è a Verona, non vede la tradizione, non ha beccato un soldo e chi se ne frega, diciamo. Vabbè, poverino. Dai dei tuoi allora, poverino. Ovviamente qua scherzo. Vabbè, lo dice lui. Dai, lo presento io seriamente. Allora, sì. Ovviamente, no, basta la parola, faccia da spettacolo è una serie di ritratti, no? Di persone che hanno attitudini spettacolari. Credo, ma chiedo conferma, anche e soprattutto di ambiente lombardo milanese. O sbaglio? No, di ambiente totale. Totale. Totale, totale. Universo. Com'è? No, totale, italiano. C'è dentro tutto. Chi? C'è dentro la storia, praticamente. Ah, qua, dai, tu. Attendiamo veramente, questa è una cosa seria, con impazienza la pubblicazione del tuo libro con Piero Mazzarella, sì. Che vedo qui, ad esempio, in una splendida caricatura, sono veramente belle. No? Come accolto il personaggio, che era anche, diciamo, no? Piuttosto abbondante come personalità, e poi c'è anche Giorgio Strehler, sì. Guarda qua con la vecchia. Abbiamo messo anche in copertina Giorgio Strehler. Allora, Iannacci, Roberto Brivio, la mia partenza dalla storia. Allora, vi leggo cosa scrive Brivio, che adesso mi incuriosisce. La sensazione che si prova nello scrivere un libro è di grande euforia e confusione, incipit da inserire nella nuova edizione del Chi l'ha detto, uno dei 100 manuali di Obri.
euforia perché senti affiorare ricordi con particolari che credevi cancellati, confusione, perché i riferimenti quando si parla di Milano sono sempre gli stessi, la Madonnina, la Darsena, il Colon del Parc Ravizza, pronuncia la parola Colon, se una S, Ravizza, vedi io ci sbagliamo. La fera, i cinesi, le vie... Ma perché non dici te che sei un attore che io sì. Sto facendo la figura del fiscale? Succede così, io gestivo assieme a Colonnello, ad Aldo Colonnello e ad Andrea Ancona i teatri di Villa Clerici, ne abbiamo parlato, no? Sì. Di questa cosa qua. In quel periodo di tempo lì diventiamo amici di un ragazzo, di un uomo che si chiama Ciro Oddo, il quale era amico di Bruno Prosdocimi. Ciro Oddo dice, sai, ti saluto Bruno Prosdocimi. E io dico, ma chi è? E mi sono ricordato subito che Bruno Prosdocimi, assieme alla giornalista Bieri, facevano caricature e interviste alla sera agli attori, andavano nei camerini, andavano nei teatri, andavano per trovare queste cose. Allora ho detto, mettiamoci subito in contatto. Dopo una settimana, Prosdocimi è arrivato a Milano con un pacco così di caricature delle cose che aveva fatto in passato, non soltanto le facce singole, come dicevo, ma anche le commedie, non so, per esempio, tu vuoi sapere chi c'era e chissà chi lo sa, e c'era Pepo Conti, c'era Morandi, Enrico Maria Papes, Barry Ryan, John Rose, cioè vuoi sapere chi c'era per esempio in Danza di Morte di Strindberg, o Gianni Santuccio, Lilla Brignone, Figlio Milo, ma non è un elenco, ci sono le caricature in conto, capito? Ecco. Allora scriviamo un libro. Siccome avevamo scritto un libro assieme, appena, non so fatti se potete, con Ancona, gli telefono. Mi è venuto poco, mi l'ha chiamato sì, qua. Ecco, gli telefono e gli dico, Andrea, cerca di fare un secondo libro con me. Io ho parlato dell'idea, gli è piaciuto moltissimo, ci siamo trovati in un ristorante, ha pagato lui e naturalmente a questo punto, da quel momento lì paga sempre lui, ci sono sempre le cose che fa. Io ho voluto prima fare tre prefazioni, una mia, una sua e una di Bruno Prosdocimi. E poi ho messo dentro la storia degli anni 60, come l'avevo vissuta io, come l'ho vista io in teatro, come le persone che c'erano. Laddove non ci arrivavo, mi facevo dare alcune indicazioni. Allora, scusa, anche per guadagnarti la giornata, sì. Voglio dire, ma vorresti leggere? Per leggerci un pezzettino. Allora, senti, cosa vuoi scritto più grosso? Vuoi leggere il pezzettino? No. Euforia perché senti affiorare ricordi con particolari che credevi cancellati. Confusione perché i riferimenti quando si parla di Milano sono sempre gli stessi. La Madonnina, la Darsena, il Colon, il Parco Ravizza, pronuncia la Z come se fosse una S, Ravizza. La Fera, i Cinesi, De Via Canonica, Brera, la Scighera che è sempre per me. Danzi, la Martesana, il Navili, il Tumbù de San Mar, il Monumentale di Tumbù de la Sé, Piazza Mercante, la Montagnetta de San Sir, la Chiesa de San Bernardino Ayos, il Teatro Lirico, che si sa mai con la Gerbaran, SIC, 2014, ho messo le date perché se per caso il libro fosse uscito e avevamo aperto il teatro, ci diceva questa cosa l'avevo scritta allora, il Dom, il Brevit, la Scala, il Mausoleo de Schreder, chiama Teater, il Planetari, l'Arena, l'Acqua Marcia, il Teatro Geronimo, Giamore Saurama del Ritz, se ne parla mai, SIC, 2014, Montemerlo, e nessuno si ricorda cos'è Montemerlo, ma dico io, il pubblico non può telefonare e dirmi se si ricorda per il Montemerlo. Io andavo a giocare a Montemerlo, Giardini Montanelli. Da quando i giardini pubblici si sono chiamati Giardini Montanelli, Montemerlo ha perso la sua identità. No. Allora, nei giardini pubblici c'è una specie di casa, di villa, che arriva quasi sui bastioni, e una volta era sede di un ristorante, poi c'è stato un centro sociale e adesso c'è una scuola materna, bellissima, no? E quello spiazzo lì grande, e sotto c'erano le aquile, sotto c'erano le, quando ancora c'era lo zoo, si chiama Montemerlo. Noi giocavamo salendo le rocce per poter arrivare su Montemerlo. Per i bambini quelle rocce lì sono la montagna, la Grigna, hai capito come sono? Montemerlo. Poi è diurno di Porta Venezia, sarà su in permanenza, con un salone libertà di fare un museo.
la statua di Napoleone nel cortile di Brera col cubio modellato dal Canova e fondito da Ricchetti, il Ghisa, la Rive Gauche del Navigli, la galleria di Sofate Pass, le mura spagnole che indumà Quater Sass ma spagnole, la Gazzetta di San Carlino al centro della Saret e quella di San Parna con la rotonda e le telecamere che ti riprende la targa per dalla multa se ti passi di lì, e il tribunale e la stazione centrale, quella del Porta Garibaldi con Visini, quel che chiamavano una volta centro direzionale, e il Pirelon e il Pirron, e adesso la piazza dentro la nuova sede regionale a esseri umani che sbattono in terra perché hanno in mano in disaccoggio e nel portacene della macchina e che se ne sbattono se a più paschi di portacene l'ansa, sempre pieni perché i solerti laureati assunti come operatori ecologici non li svuotano neanche a pregare per fare quel mestiere di fantasia. E vado avanti così, facendo salti nelle mie cose, salti da ieri a oggi naturalmente e facendo le comparazioni. Ma quello che mancava era una sferza, improntitudine politica e nello stesso tempo come si chiama quella roba? Sportiva. Allora all'Andrea ancora ha cominciato a telefonare ai personaggi, no? Facendo finta poi di prenderli da che questo era il giochetto, il fil rouge, no? Telefonando ai personaggi a parlare con loro. E allora ha parlato con Mazzola, ha parlato con la Viviani, ha parlato con dei jazzisti particolari e ha fatto degli spaccati all'interno che possono sembrare diversi dal libro, invece danno al libro una spinta. Nel 1978 ho fatto una serie di trasmissioni sul gioco degli scacchi presso Radio Milano Libera in Porta Romana, che adesso Italia Radio sono raggiunto. Da perfetto sconosciuto parlai con Paolo Colonnello, che era il direttore, dopo soli 5 minuti mi inserì nel palinsesto, erano altri tempi, no? Oggi ti chiedo il curriculum europeo perfino per poter venire il Caldarossi in Piazza Duomo, la differenza fra... E io chiudo la mia prefazione che è bellissima, e mi voglio dare il premio Nobel, e seguendo il filo dei ricordi rischio di essere patetico, di diventare user, perché so anche il francese, non lo sappiano, tu non lo sapevi. E allora mi ammontano in punta di piedi, grato per le emozioni che sapono suscitare nelle vostre menti e nei vostri cuori con la lettura di questo libro. Si sta piangendo. No, non sto piangendo, sto pensando che non comprerà nessuno letto come l'hai letto. Siccome l'Andrea ancora non era d'accordo sulla prefazione, io volevo fare delle domande al pubblico in questo momento, se mi sta ascoltando. E anche a te. Secondo voi, un libro si vende per il titolo, il contenuto, le foto in bianco e nero a colori, i disegni o la prefazione? E la prefazione? Si legge o si salta, salvo dare un'occhiata alla fine del primo esame? In cosa consiste il primo esame? Cominciare a scorrere le pagine dal fondo o dall'inizio? Guardare se ci sono foto, disegni, caricature o scoprire che il tomo magari di 300 più pagine è solo scritto? E in questo caso il libro si compra o viene rimesso sullo scaffale? I titoli dei capitoli devono essere seri o suscitare curiosità? Credete veramente che la prefazione scritta da un nome aumenti le vendite o le determini? E se così fosse, perché il prefattore dovrebbe farla gratis? Qua c'è la nostra diatriba. Facciamoci fare la prefazione da grandi nomi. Volete i grandi nomi che scrivono il libro? Siamo noi. Scriviamo noi. Scriviamo noi io. E la prefazione. E l'altro c'è lo scritto post-docine. Che ha disegnato. Così se devo saltare la prefazione, ho detto io, le salto, ho detto ti invito venerdì alle ore 18, lo dico io, lo dici tu, lo dico io, guarda, alle ore 18 presso la sala del Grechetto della biblioteca Sormani in via Francesco Sforza 7 presentiamo il libro, venite tutti, ci saranno degli ospiti di eccezione, ti arrischiamo l'amica, cioè, l'ospite fissa di Stefano Goldfari.